Buonasera, buonasera. Siamo all'inaugurazione, quindi è anche giusto che il pubblico sia così esteso e così numeroso. Quasi sempre noi invitiamo a parlare, io faccio sempre le presentazioni, ma quasi sempre devo presentare persone che non hanno bisogno di presentazioni. Il caso di Sandro Cappelletto è un caso tipico, perché è famosissimo come scrittore, come musicologo, come giornalista, come verdiano. Poi è anche conosciuto come conferenziere, è già venuto parecchie volte da noi. Lui comincerà a parlarci di Tosca nell'attesa che il maestro Sciai concluda la prova e ci possa poi raggiungere. Come molti di loro sanno, molti hanno partecipato, c'è già stato un convegno su Tosca sabato, che è andato molto bene, in cui si è anche approfondito la versione che verrà fatta questa volta di Tosca, che ha qualche differenza rispetto alle versioni che voi conoscete, ma di questo vi parleranno il maestro Sciai e il dottor Cappelletto, che ovviamente, data l'autorità di entrambi, mi fanno tacere e lasciare la parola a loro. Grazie. Buonasera, benvenuti. Il maestro Sciai ci raggiungerà al termine della prova. Grazie a Franco Pulcini per le troppo generose parole nei miei confronti. Grazie agli amici della Scala e un caro saluto alla signora Crespi, che questa sera non è con noi, per questo invito. Volevo cominciare con un omaggio a un grande milanese, a Luchino Visconti. Nel 1940 Jean Renoir, il regista, doveva dirigere a Roma un film intitolato Tosca. Scoppia la guerra nel giugno del 40 tra Italia e Francia. Renoir rinuncia. Si trova un altro regista, Carlo Koch. Carlo Koch è in difficoltà, ma per sua fortuna ha un grande aiuto regista, Luchino Visconti. So che fra pochi giorni gli amici della Scala renderanno omaggio a Visconti con una pubblicazione. Non so quanti di voi conoscano questa meravigliosa scena d'inizio del film Tosca. Se possiamo abbassare le luci e partiamo con questi 3 minuti di questa sequenza notturna magnifica. Thank you.
annunciateci al prefetto di polizia. Sua eccellenza il barone Scarpia riposa. Servizio della regina. Eccellenza. Eccellenza. Che c'è? Servizio della regina. Fate entrare. Prego, signori. Sono gli ordini di Sua Maestà. Che c'è? I nostri hanno battuto i francesi a Marengo. Una parte è in fuga. Marengo? E dov'è? Il resto è tutto da vedere, ma fermiamoci qui. È un'idea meravigliosa iniziare con questo omaggio, con questa cavalcata nella notte romana, che è la quarta protagonista dell'opera, la città di Roma. L'attraversamento del piazzale del Campidoglio, l'arrivo a Castel Sant'Angelo, sono due ufficiali a cavallo della regina che deve comunicare al barone Scarpia, interpretato da Michel Simon, la sconfitta dei francesi a Marengo. Sembrava una sconfitta, poi diventerà una vittoria. Partiamo col PowerPoint. Tosca, dunque. Abbiamo voluto chiamare assieme... Si vede? Sì. Assieme al maestro Chailly, la prima opera del Novecento, non solo evidentemente per la datazione al gennaio del Novecento, ma perché le tematiche che Tosca pone in essere, sia dal punto di vista drammaturgico che dal punto di vista musicale, sono prepotentemente novecentesche e credo anche totalmente contemporanee. Andiamo avanti. Quando debutta l'opera c'è questo, vedete, questo iato fortissimo, quasi di due generazioni, tra l'età di Giuseppe Verdi, 87 anni, e l'età degli altri principali operisti italiani del tempo, Leoncavallo, 43, mi metto di qua che vedo meglio. Puccini 42, Mascagni 37, Giordano 33. Sembrerebbe quasi che Verdi abbia fatto il vuoto dietro di sé. Andiamo avanti. Ecco, un po' ho pensato che fosse utile un piccolo breve come eravamo. Questo è il grafico della popolazione italiana. Nel 1901 eravamo poco più di 30 milioni. Vedete, c'è una costante ascesa. E poi negli ultimi anni c'è un rallentamento della salita e poi, come sappiamo, negli ultimi anni proprio un fermo totale. Nel 1901 eravamo poco più della metà di adesso, 30 milioni. Questo è l'indice dello sviluppo economico, eravamo i più poveri in Europa. Noi siamo i verdi, la striscia verde, eravamo più bassi di tutti, gli altri sono la Francia, la Germania, la Spagna, United Kingdom, il Regno Unito. Cioè la grande salita dell'Italia fino al 92, come sapete dal 92 ad oggi la ricchezza in termini reali pro capite in Italia non è più aumentata, ma fino agli anni, all'inizio degli anni 90 l'Italia prepotentemente diventa protagonista dal punto di vista anche economico nonostante le due guerre. Questo è l'indice dell'alfabetizzazione. Nel 1911 una statistica commissionata dal governo, allora, in occasione evidentemente del 50° dell'Unità d'Italia. Come vedete, no, un attimo indietro, ecco qua, come vedete Torino-Milano è quasi un blu, un azzurrino. L'alfabetizzazione a Torino e Milano, nel Piemonte e Lombardia, è compresa tra l'80 e il 95%, cioè a un buon livello, buonissimo livello. In Calabria, nel Salento e in quella parte della Sicilia, Messina, Catania, è inferiore al 50%. Nelle zone ex Stato della Chiesa, Roma e l'Italia centrale, è tra il 50 e il 65%. Quindi è un'Italia molto divisa dal punto di vista della frequentazione della cultura, della capacità di leggere, di scrivere, di essere informata e di informarsi. Andiamo avanti. C'è però una realtà molto diffusa, che forse è la vera coinè linguistica del nostro paese, cioè il fatto che ci siano 1000 teatri d'opera attivi, funzionanti,
con una loro regolare stagione, le loro compagnie, i loro titoli, il repertorio, le novità, i loro direttori, rappresenta una realtà artistica, economica, professionale molto importante. E questa è una realtà compresa da opposti punti di vista, ma con altrettanta acutezza sia da Giuseppe Mazzini che da Camillo Cavour. L'importanza del luogo teatrale come veicolo di informazioni e di parole d'ordine per la nazione da farsi o neonata. E questo è un breve riassunto della carriera operistica di Giacomo Puccini. Nasce a Lucca nel 1858, muore a Bruxelles nel 1924. L'esordio milanese con Le Villi, poi ancora Milano, Edgar, sono due opere naturalmente meno frequentate, ma tutte e due molto interessanti. Le Villi è un argomento, un'opera balletto su un argomento fantastico, e l'attenzione di Puccini per le favole ritornerà prepotente nella Turandot finale. Edgar è anche molto interessante perché nel triangolo tra Edgar, Fidelia e Tigrana, le due donne, una devota, una più, come dice il nome, tigre, rivive, sembra di avere l'accenno, l'aurora di quello che sarà il triangolo Calaf-Liu-Turandot. Poi la Manon, la Bohème, la nostra Tosca, Roma 1900, Madama Butterfly, 1904 Milano, La fanciulla dell'Ouest, il debutto di un titolo a New York, la fama di Puccini è evidentemente internazionale, il tentativo, forse non fortunatissimo, di un'operetta, La rondine, a Monte Carlo nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, quando si è in guerra si ha anche voglia di sorridere, di dimenticare, e credo che sia questo il motivo che spieghi la scelta di Puccini. Poi l'esperimento fenomenale del trittico a New York nel 18, cioè di mettere insieme, nessuno aveva mai tentato una sintesi del genere, in una stessa serata tre atti unici, drammatico, elegiaco, Suor Angelica, drammatico il Tabarro, elegiaco, lirico Suor Angelica e decisamente comico il Gianni Schicchi, un esperimento che conferma l'attenzione spasmodica di Puccini in quegli anni e negli anni precedenti evidentemente per trovare soggetti nuove, forme di spettacolo nuove, forme operistiche nuove. E infine l'incompiuta Turandot che debutta postuma a Milano con la direzione di Toscanini nel 1926, Puccini era scomparso nel 1924. Il problema del non completamento di Turandot e di tutti i completamenti successivi, sui quali il maestro Sciaghi, che ha diretto il completamento firmato da Luciano Berio, potrebbe a lungo intrattenerci, è argomento ancora aperto di discussione, perché non ha finito, ma magari ne parliamo un'altra volta. Proseguiamo, ecco Sara Bernard, la prima interprete della Tosca di Victorien Sardou, 1887. Victorien Sardou crea il dramma in cinque atti che folgora Puccini quando, andiamo avanti, quando lo vede. Questo è un poster di Alphonse Mouchat per la Tosca sempre di Sardou del 1887. È già evidente un riferimento allo stile Liberty. Non ci sembra forse sufficientemente drammatico questo manifesto di Tosca rispetto alla drammaticità forte dell'opera e alla statura drammatica di un personaggio come Floria Tosca. Andiamo avanti, questa è Ericlea d'Arclay, la prima Tosca di Puccini per il debutto a Roma nel gennaio 1900. La gestazione, la riflessione è stata molto lunga. Puccini vede Tosca, il dramma di Sardou, nel 1889, c'è un'adesione spontanea, immediata, alla tematica, alla forza del dramma, l'interpretazione di Sara Bernard naturalmente aiuta molto, ci sono delle complicazioni editoriali, ricordi, Franchetti doveva comporre, poi rinuncia, poi entra
In gioco Puccini forse rientra in gioco Puccini e finalmente si arriva al debutto nel 1900. Andiamo avanti. Ecco, questo è un nesso sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione. E in Tosca, soprattutto per iniziativa di uno dei due librettisti, Luigi Illica, c'è una forte componente anticlericale. Naturalmente nel personaggio di Scarpia, il capo della polizia politica pontificia, ci sono delle lettere, Illica ricordi questi scagnozzi, parlando dei sacerdoti, dei preti romani. C'era un'Italia laica molto forte e non casualmente nel febbraio del 1900, cioè a 400 anni dal rogo in Campo dei Fiori, viene innalzato il monumento a Giordano Bruno. Un mese, poco più di un mese, dopo il debutto di Tosca. Sono connessioni storiche importanti per cercare appunto di fare mente locale e di arrivare a capire come eravamo in quegli anni. Andiamo avanti. Ecco Puccini con i suoi due librettisti, Giacosa e Illica, che fanno un lavoro formidabile, io trovo. Dai cinque atti del dramma di Serdù, i cinque atti vengono ridotti a tre, i 27 personaggi vengono ridotti a 9, compresi Spoletta e tutti gli altri, e c'è una concentrazione drammatica fortissima. Pensate che nel dramma di Sardù c'è in scena un personaggio che si chiama Paisiello, perché la cantata che si ascolta nel secondo atto è opera di Paisiello, ma naturalmente nell'opera di Puccini diventa soltanto un eco. Nel dramma di Sardù Paisiello è in scena, cioè c'è un fortissimo alleggerimento e c'è un'attenzione, siamo partiti da Roma prima, un'attenzione mai folclorica. Puccini fa scrivere a Gigi Gianazzo, un poeta romano, romanesco, i versi del Pastorello all'inizio del terzo atto. Puccini sale sugli spalti di Castel Sant'Angelo per ascoltare le diverse intonazioni delle campane romane. A Roma non mancano le campane. Le campane romane all'alba. Pretende il Te Deum che sia, e lo scrive rifacendosi alla una sua precedente messa di gloria, eseguito nello stile romano. Ma questo non è mai folclorismo, non è mai decorazione. Se possiamo avere il dubbio che il Giappone di Butterfly, che la Cina di Turandot siano esornativi, decorativi, qui no. La ricostruzione che Puccini pretende esatta del Te Deum liturgico, della successione dei suoni delle campane, dei versi scritti da Zanazzo per il canto del Pastorello, hanno sempre una funzione drammaturgica. La dolcezza di quel canto all'alba mentre si sta preparando la catastrofe con l'esecuzione di Mario e il finale dell'opera. La forza del Te Deum, la cui vera forza musicale e drammatica è l'eccitazione di Scarpia, capo della polizia pontificia, dunque uomo legato al potere temporale della Chiesa, l'eccitazione irresistibile, la libidine, la foia viene definita di Scarpia per Tosca, che esplode nell'urlo: Tosca, mi fai dimenticare Iddio. Quello è il contrasto, Te Deum, eccitazione, Pastorello, morte, innocenza del Pastorello, alba di morte che si prepara su Castel Sant'Angelo, la quiete delle campane nella città eterna che annunciano un'alba di morte, mai folclorismo, mai essere descrittivi, sempre essere drammaturghi. Andiamo avanti, ecco qua, il vero grande protagonista dell'opera. Fedele D'Amico, con un'intuizione meravigliosa, ha detto: Elettra, anzi, Salome, Elettra, Wozzeck, tre figure
potenti, criminali del melodramma del Novecento, Strauss e Berg, ma il primo è lui. Bisognerebbe prima o poi, ha scritto Fedele D'Amico, riconoscere, se non altro, rispettando la cronologia, il primato a Puccini. Scarpia è un monstrum, un alieno. E ce lo dice subito Puccini. Andiamo. Ecco qua. Vivacissimo, con violenza, fortissimo, a tutta forza. Non so se vogliamo far partire quell'altoparlantino, se c'è qualcosa di musica. Vediamo. Questo è l'inizio. Siamo nella chiesa di Sant'Andrea della Valle. Eccoci. Siamo in Sant'Andrea della Valle. Conosciamo la storia, il sagrestano Mario Cavaradossi che entra per riprendere il dipinto che aveva lasciato interrotto e tutto quello che succede, ma l'inizio è nel segno di Scarpia. L'accordo fondamentale di Scarpia, che è un accordo per toni interi, cioè un qualche cosa di alieno alla cultura musicale, diciamo classica, colta, europea ormai da molto tempo, esplode all'inizio. Un'ombra, un ghigno, una presenza di Scarpia aleggia per 27 volte nel corso dei tre atti dell'opera. Lui è il vero protagonista. La sua determinazione, la sua ferocia, la cupidigia del potere, l'equazione che lui fa tra esercizio del potere e sopraffazione sessuale ne fanno un personaggio totalmente contemporaneo. Scarpia associa il dominio politico che il suo ruolo gli consente alla sopraffazione fisica delle sue vittime. Lui gode contemporaneamente, e questa è l'intuizione grande di Fedele D'Amico, lui gode contemporaneamente della tortura inflitta a Mario e delle urla di Mario, che fa sentire a Tosca, e del desiderio di possedere Tosca. Questa è una tipica perversione del potere. Un personaggio simile non era mai salito su un palcoscenico d'opera. Ci sono naturalmente delle anticipazioni, penso a Wurm in Luisa Miller di Verdi, anche lui è un perfido, ma non arriva a questo. Penso al Conte di Luna nel Trovatore, al quale Leonora si offre, ma è lei che si offre nella speranza vana, illusoria, di salvare Manrico. Qui no, Scarpia ha una lucidità, una determinazione sin dal primo momento, quando dice: l'uno al capestro, Mario, l'oppositore politico che va eliminato, l'altra fra le mie braccia. Andiamo avanti ancora. Andiamo al finale. Finale è noto, no? Tosca, in quella meraviglia che è il secondo atto, l'opera dura in tutto, se non sbaglio, 18 ore, dal mezzogiorno di quando scappa Angelotti dalle prigioni di Castel Sant'Angelo e esplode il cannone che annuncia appunto la fuga di un prigioniero, all'alba del giorno successivo, quando viene ucciso Mario a Castel Sant'Angelo. Nel secondo atto, concentrato in una stanza per 45-50 minuti,
senza un momento di debolezza, di rallentamento della tensione drammatica, c'è il grande, chiamiamolo, dibattito tra Tosca e Scarpia. Alla fine raggiungono un accordo: avrai, salva la vita tu e il tuo Mario, ecco il mio salvacondotto verso Civitavecchia, lì prenderete una tartana, una barca e andrete via. E naturalmente è falso, no? È falso, hanno già deciso che sarà falso, che Mario morirà non per finta ma per davvero. Comunque Scarpia firma quel salvacondotto e si lancia verso Tosca, che immagina finalmente di poter possedere. E lì è un attimo decisivo, no? Come trova lei quel coltello affilato, come scrive, a punta affilato, come scrive il libretto? Il libretto dice lo trova improvvisamente. Non sapeva che era lì. Improvvisamente cosa vuol dire? Per caso? Fatalmente? È il fatto che ha deciso che lei debba trovarlo in quel momento? Fatto sta che lo trova. E pugnala e uccide Scarpia. E poi. E poi andiamo avanti. No, ecco qua. Scarpia avanti a Dio. No? Ci rivediamo nell'unico luogo ormai possibile, nell'aldilà, nell'altrove. L'ultima parola di Tosca, ancora un fortissimo come all'inizio, insiste sul si bemolle, che è la nota fondamentale dell'accordo di Scarpia. Scarpia domina dall'inizio alla fine. Torniamo indietro di uno. Ok, qui non c'è. Andiamo avanti. O Scarpia avanti a Dio e si lancia, tutta forza con grande slancio sostenendo, ritorna quel fortissimo dell'accordo dell'inizio. Il cerchio si è chiuso. Scarpia, cioè il mostrum, l'alieno, il sopraffatore, all'inizio da vivo e alla fine da morto. La loro sfida continua. Non so se di questi tempi possiamo chiamare Puccini un precursore del Me Too, ma ci sono tutti, almeno in quest'opera, i presupposti. Andiamo avanti. Proviamo a sentirlo. Diceva Puccini, brevità gran pregio, bisogna dire che la concentrazione e concitazione dei tre atti di Tosca è formidabile. Questo è il manifesto originale del 1900, a mio avviso molto più intenso ed efficace del manifesto del poster di Mouchat per la Tosca di Sardou che abbiamo visto prima. È la scena in cui lei, dopo aver ucciso Scarpia, mette tutto scritto nella perfetta didascalia del libretto, estremamente dettagliata e sempre funzionale alla scena, dopo avergli messo i due lati, i due candelabri e un crocifisso sul petto.
e pronuncia la frase fenomenale, la vacuità, la vanità del potere, e avanti a lui tremava tutta Roma. Eccolo qua, un corpo morto, eppure avanti a lui tremava tutta Roma. Frase meravigliosa, no? La perfidia del potere e la sua fragilità. Non so, ho immaginato anche un manifesto di chiusura, una Tosca 2019. Non so le signore in sala se gradiscono o non gradiscono. Comunque sembra molto ben determinata, con le sue unghie rosse, con la sua scollatura sulla schiena e col suo coltello. Sembra molto ben determinata a colpire. Ho messo un punto di domanda. Non so. Allora, volevo farvi sentire una canzone popolare, La povera Cecilia, è il track 2. Perché? Perché la storia dell'uomo di potere che vuole possedere la bella donna per liberare il suo uomo imprigionato è diffusa ovunque. C'è un racconto di Gaia Servadio nel libro che ha dedicato a Luchino Visconti. Luchino Visconti viene imprigionato dai nazisti a Roma nel 1944 e Maria Denis, l'attrice, va dal capitano Koch, che dà il nome alla spietata banda Koch che incrudeliva Roma, gli oppositori politici, i partigiani, e chiede la liberazione di Visconti. E Koch le dice, sì, certo, non c'è niente di più facile. Viene letto con me. I racconti delle madri argentine, delle donne cilene, negli anni delle dittature militari, sono analoghi. Purtroppo la figura di Scarpia è una figura ubiqua, ovunque e sempre, e molto ben radicata nella coscienza popolare del canto popolare italiano. Zitta Cecilia, zitta, la grazia ti farò, purché una notte sola vieni a dormire con me. Andiamo al track 2 successivo, esattamente come in Tosca, no? Le ha promesso la salvezza, ma il marito la mattina dopo col capo a penzolon. Track 2. Principi e cavalieri vorranno bene a te. Sentiamo un'altra versione di un'altra regione, più vicina a qui.
se non ce la facciamo lo ricordo. Eccola. Ce ne sono in tutte le regioni, in tutte le regioni. La povera Cecilia è esattamente la stessa storia di Tosca. Al punto, ma non sono riuscito a trovare una conferma, una fonte precisa in questo senso, che non escludo che Victorien Sardou abbia pensato, tra i suoi motivi ispiratori, ci sia stata anche questa vicenda narrata nelle canzoni popolari da molto, molto tempo. L'opera, come sappiamo, è ambientata, debutta nel Novecento ed è ambientata esattamente un secolo prima, nel 1800, in quella giornata del giugno del 1800. Ecco. E durante... Facciamo accomodare il maestro... No, no, ti prego, continua perché imparo. No, fatalmente sei arrivato al momento del visi d'arte. Accidenti. Vuoi che se vediamo 2 minuti della Callas? Vai avanti tu. Vai avanti. Io avevo quasi esaurito le mie cartucce. Quindi se... non è possibile. Allora, Puccini fu a lungo incerto se inserire l'aria, il vissi d'arte. Tra l'altro nel vostro museo, qui nel Museo Teatrale della Scala, c'è una ricostruzione magnifica perché c'è la partitura digitalizzata, l'ascolto e un segnale rosso che scorre con la partitura, perché si può seguire molto facilmente, anche chi non legge bene la musica, si può seguire il visi d'arte sull'autografo di Puccini. Puccini fu molto incerto se inserire l'aria. La riflessione era questa: la concentrazione drammatica del secondo atto, la successione continua dei colpi di scena, viene interrotta da quell'aria. Quindi quell'aria è un omaggio alla tradizione, nel senso che il soprano deve avere la sua grande aria. È soltanto questo? O è anche una necessità? O è un accontentare le attese del pubblico? Alla fine Puccini decide di sì. E io trovo che abbia fatto molto bene, ma non soltanto per la bellezza meravigliosa dell'aria, perché in quel momento abbiamo una dislocazione del tempo. Non c'è più il tempo incalzante dell'azione del dramma che procede, ormai da diversi minuti, che sta andando verso il suo epilogo. È un momento in cui il tempo da esteriore diventa interiore. E qui il rapporto tra la versificazione, i versi di quell'aria, il tempo passato remoto scelto, vissi d'arte, vissi d'amore, perché lei sta immaginando, come succede a volte, no? Che vari momenti, anche contraddittori, simultanei, si affollano alla nostra coscienza, alla nostra memoria. Lei immagina questo e quindi il tempo esteriore dell'azione si ferma, vive soltanto il tempo più importante, e cioè il tempo interiore, che è un tempo che smargina la successione consueta del tempo. Per cui quell'aria ci sta perfettamente, anche dal punto di vista drammaturgico, perché improvvisamente lo sguardo assume un'altra prospettiva, dallo sguardo a quello che accade in scena, con quella successione inesorabile di parole, fatti, azioni e incalzare della musica, c'è un rovesciamento di prospettiva, quello che accade dentro di lei. Lo vogliamo vedere?
perché me ne rimuneri così, no? Allora, ha fatto bene a lasciarle il vissi d'arte. E come no, accidenti, straordinario. Allora, il maestro Shai ci ha abituato a farci presentare come nuovi anche i titoli più noti del repertorio, e certamente Tosca è tra questi. Quale versione hai scelto di eseguire? Quella che di fatto non abbiamo mai ascoltato, ecco. Nel senso che è la prima versione, quella che a Roma nel gennaio del 1900 è stata eseguita e subito dopo corretta da Puccini stesso. Credo che già 2 mesi dopo, quando è avvenuta la prima Scaligera diretta dal maestro Mancinelli con la Darclay come protagonista, fosse già la versione che conosciamo. Per cui quello che andiamo ad ascoltare in questo caso è ancora una volta un patrimonio musicologico che devo con grande riconoscenza a Roger Parker, che è stato colui che aveva già curato l'edizione critica originale, sempre la prima versione di Manon Lescaut. Quindi è la prima volta che avremo modo di sentire questi 8 frammenti che compongono questa straordinaria opera e si inseriscono meravigliosamente bene, in maniera completamente inaspettata, forse antitetica, ma in certi casi sorprendente. Puoi anticiparci alcuni di questi momenti? Ma guarda, dunque, sapete, è una ragnatela di 17 temi Tosca che porta quasi all'effetto labirintico, perché ci si trova di fronte a questi temi ripresi, allargati, sovrapposti, dilatati, alterati nel tempo, fino alla fine. Quindi voglio dire, per esempio, il tema di Scarpia che apre l'opera è un incubo che finirà solamente negli ultimi 5 minuti dell'opera, perché è permeato in ogni passaggio, l'ombra di quei 3 accordi rimane sempre presente, ma così tantissime altre melodie. No, quello forse che è interessante dire è che non racconto tutti gli 8 inediti, però 2 sono particolarmente importanti. Il primo è il Te Deum, alla fine del primo atto, perché il Te Deum sarà diverso nella sua costruzione armonico-melodica e non avrà il supporto, diciamo, il raddoppio degli ottoni interni. Quindi un coro assolutamente a cappella. Che poi più alleggerito. Sì, più alleggerito, più sintetico, ma di grande effetto comunque. La Tosca che amiamo la sentiremo tutta, non è stato tolto nulla di quello che tutti voi state aspettandovi, non c'è pericolo, non è come la prima Butterfly dove Addio fiorito asil non c'era e quindi è una scelta dolorosa fare una prima versione senza un romanzo di quella bellezza. No, qui c'è tutto quello che contiene la grande tradizione di Tosca, ma ci sono 8 passaggi che non conosciamo. Una importantissima, secondo me, è questa. Quando Tosca uccide Scarpia, Tosca, finalmente mia, ecco, e su quel mia, come scrive Puccini, sul 2 di quella battuta in 2/4, ce l'asterisco, qui Tosca infila il coltello nel corpo di... Proprio, non dopo. È scritto, finalmente mia, su A. Cioè, la lama è su A, capito? Allora, cosa succede? In questa versione ci sono 14 battute in più, il che vuol dire di una carica emotiva, drammatica, disperante, in un continuo accelerante. Una cosa l'ho provata oggi mezz'ora fa, e l'orchestra è sbalordita dalla modernità che porta quasi a un'anticipazione di musica espressionista. In questo caso, l'allungare di questa scena disperata suggerisce a Davide Livermore di sviluppare quella scena. È chiaro che non vi dico come, se no il gioco è già finito. No? Però è così. Così come l'altra cosa che di questi inediti non posso non sottolineare, quando lei arriva proprio sulla piattaforma di Sant'Angelo, la famosa frase «Oh, Scarpia, avanti a Dio!», c'è una coda di molte più battute rispetto alla versione tradizionale, che riprende la melodia di Lucevano le stelle. Ma la cosa interessante, siccome è così anche nella seconda versione, ma molto più concentrata, quando lei dice, prima dell'ultima frase,
finire così, c'è l'aggiunta, povera Floria tua, o Mario mio, tu finire così. Quando c'è questo inserto, appare per la prima volta il tema di Lucella Nestelli, sì. Disperato, come diceva Puccini nel libro di Ricci, assolutamente a tempo, niente rubato. Capito? Non più con quella patina romantica, libera e giustamente di fantasia, rigida, tragica, appare dopo quelle parole, poi nel prossimo incipit di Tosca, dove termina di nuovo ripetendo finire così, famoso accelerando in sei ottavi, e poi o scarpi avanti a Dio, e c'è questa coda. Che sarà più lunga. Sarà più lunga, quasi il doppio di quella che di solito siamo abituati ad ascoltare. Io credo che sia interessante anche dire, Puccini ha come sempre strapazzato i suoi librettisti in un modo incredibile, perché voleva la sintesi, sempre la sintesi, l'essenza. Allora, sul dramma di Sardù, lui ha eliminato tre scene, e Giacoso quasi piangeva per questa cosa, la villa di Cavaradossi, il terzo atto, l'interiore di Castel Sant'Angelo, il quarto atto, e la cappella dei carcerati nel quinto atto, parliamo di Sardù. Quindi quest'idea della costrizione temporale in cui tutto il dramma deve avvenire in un modo talmente ravvicinato rispetto a Sardù, è chiaro che quando la prima data in scena e qualcuno ha cominciato a dire bello però forse qui, ma sì, no, non ti sembra che sia lievemente troppo lungo, lui ascoltava molto queste cose, anche quando glielo diceva Ricordi chiaramente, per cui come sempre ha fatto, ha immediatamente operato già per la seconda esecuzione, credo quella milanese, di due mesi successivi, alla riduzione di alcuni passi. Tu hai parlato di un atteggiamento quasi espressionista. No? Sì. A un certo punto lui prescrive quasi senza intonazione, quasi se si avvicinasse, in certe frasi che sono proprio più dette che cantate, quasi allo Sprechgesang che è imminente, no? Quanto era consapevole Puccini del movimento musicale europeo a lui contemporaneo? Vedete, questo è il bello con Sandro Cappelletto, perché non abbiamo provato nulla. Se ci rivediamo dalla Manolesco, no? Che ci ritroviamo qui. L'Attila. Un'altra storia. Ecco, perché tu mi hai detto questa cosa, e avanti a lui tremava tutta Roma, quasi Sprechgesang. Niente. In questa versione è tutta cantata, un re grave anziché il do diesis, con quella didascalia che tu hai detto al limite del parlato, niente, non c'è quella didascalia, è un re grave, e avanti a lui tremava tutta Roma. Questo è più cantato. E sotto c'è un clarinetto basso con colore scuro di musica funebre che sostiene la nota. È un'altra delle novità, sì, un'altra, sì. Mi hai portato subito a dirne un'altra. Quindi lo Sprechgesang è una conseguenza del cambiamento di idee dalla prima versione. Dalla prima versione. E hai parlato di Scarpia, no? Del tema di Scarpia, di tre accordi iniziali e ritornano alla fine. Forse è lui il vero protagonista dell'opera. Beh sì, perché, come si diceva, è stato scritto anche, no? Che avrebbe dovuto essere intitolata Scarpia e non Tosca. Cioè, l'ossessione di questo tema, per noi che abbiamo fatto conservatorio e composizione, in due battute arrivare al tritono, al diavolo in musica, quindi l'intervallo vietato di quarta ascendente, è qualcosa che inquieta, e lui voleva inquietare l'ascoltatore. È un tema mostruoso, no? Eh beh sì. Diabolico. Diabolico e scostante come è il carattere di questo uomo. Che si annida, si insinua in ogni momento dell'opera, fino alla fine, perché o Scarpia avanti a Dio, è il Dio è sul Si bemolle, che è la nota fondamentale dell'accordo di Scarpia. Questo incubo non esce mai di scena e si danno appuntamento nell'altrove. Sì. Questo è anche aiuta, credo, la concentrazione fantastica dell'opera, dei tre atti dell'opera. E forse l'unica città, mi interessa molto sentire
la tua opinione su questo, l'unica città in cui poteva svolgersi Roma. Beh, perfettamente collegata, no, a quel mondo e anche forse alle distanze fisiche tra un edificio e l'altro. Cioè la logica di questa trilogia di luoghi è perfettamente connaturata con lo spirito e col ritmo della musica. In questo io credo che lui abbia intuito quello che diceva Giuseppe Verdi, questa forse ve la leggo perché è carina, non è usuale sapere che lui era molto colpito dal libretto di Sardù, di Tosca, e Verdi scrive: «Vi sarebbe un dramma di Sardù che, se io fossi ancora in carriera, musicherei con tutta l'anima e sarebbe Tosca, a patto però che il Sardù m'accordasse il permesso di cambiare l'atto ultimo». Quindi anche lui evidentemente, voleva come Puccini, asciugare. Certo, questa idea dell'essenza del dramma. Poi continua in un'altra lettera: «Puccini ha un buon libretto, maestro fortunato, chi ha per le mani questo?». Cioè il fatto che Verdi dica quello che vi ho appena letto sottolinea il fatto della profonda teatralità che Puccini aveva intuito. Sapete che Ricordi aveva dato questo testo a Franchetti, compositore contemporaneo a lui, quindi un suo grande collega, però c'è stata proprio questa specie di diatriba di diritti onde poter avere la possibilità di avere l'accordo di musicare Tosca. E lui dopo che ha studiato e ristudiato questo interessantissimo testo, scrive, Puccini in questo caso scrive: «Solo duetti nel primo atto, anche nel secondo, a parte la scena della tortura. Terzo atto, un solo interminabile duetto». Questa è una lettera che lui scriveva a Giulio Ricordi, e Giulio Ricordi, anziché incoraggiarlo, diceva: «Appunto, ma perché lo fai? Ma perché tu ti ostini? Hai questo scoglio di avere un'opera tutta fatta di duetti e te ne lamenti, però la vuoi assolutamente concepire e scrivere». E di fatto è così, ma è talmente divina la suddivisione drammaturgica dei personaggi e l'avvicendamento proprio dei ruoli anche melodici, per cui questi duetti alla fine non li senti duetti. No. Ci sono tre romanze capitali, due del tenore, una del soprano e una anche del baritono, perché il baritono nel secondo atto ha un'aria importante, però sono distribuite in maniera talmente intelligente per cui non avverti l'idea di essere sempre presente a due voci che più o meno cantano parallelamente. È anche una grande sfida tenere il secondo atto, che dura oltre 45 minuti, no? E tenere sostanzialmente con loro due. Certo. Quindi con un continuo passaggio tra il declamato, il cantato, il momento solistico, la ripresa della declamazione. Questa è una grande modernità rispetto anche alle forme consuete dell'opera, credo suggerita anche dal testo e dalla decisione di concentrare appunto i cinque atti in tre atti, di sfoltire moltissimo i personaggi secondari, certo. No? Per arrivare e tenere sempre di vista il nucleo drammatico. E da questo punto di vista il rapporto tra stesura del libretto e musica è formidabile. Vanno tutte e due nella stessa direzione, non c'è mai un momento in cui il libretto allunga il brodo, diciamo, rallenta, certo, l'azione, e analogamente la musica. Ma sia lei che lui, sia Tosca che Mario, alle volte si ha l'impressione che Scarpia giochi con loro come il gatto col topo proprio, che sì, sappia di poter fare di loro dell'eccessiva gelosia, Tosca è un buon falco, no? Dell'eccessiva gelosia di Tosca, dell'imprudenza di Mario, è un patriota, è un pittore, e deciditi, se no qui Scarpia ti afferra, certo, subito, certo. No? È infinitamente più lucido, più feroce, più fermo Scarpia rispetto a loro due. Di una falsità indescrivibile, perché è un uomo che è perennemente doppio in tutto quello che dice e fa, quindi agisce o dice cose che non farà, quindi è un inganno continuo quell'uomo, per cui sicuramente il carattere, la personalità di questo brutto personaggio così
aggressivo e negativo e despota è sicuramente il cuore dell'opera. Ciononostante io non sono d'accordo su quello che spesso è stato scritto dove intitolarsi Scarpia. No, perché Tosca non solo è il filo conduttore di tutta l'opera, ma la passione, l'onestà dei sentimenti di questa donna, la bellezza e la forza di questo amore. Questa è la parte più nobile che Puccini sottolinea in tutte le opere dove la protagonista è femminile. La fierezza e la nobiltà d'animo di queste donne, talmente legate alla fedeltà d'amore da arrivare all'omicidio. Con le tue mani hai ucciso Scarpia. O dolci mani mansuete pure. Capisci? Ha dell'inconcepibile quando lei racconta cosa è accaduto poco prima nello studio di Scarpia. Quindi indiscutibilmente lei deve essere il filo conduttore di tutta l'opera, e lo è senza dubbio. Quello che posso dire, deviando sulle voci, sì, i tre ruoli hanno un peso talmente essenziale in quest'opera, Tosca, Cavaradossi e Scarpia, per cui abbiamo un cast assolutamente straordinario che sta lavorando benissimo. Anna Netrebko è una star che lascia la parola fuori dalla porta della sala prove. Quando si chiude la porta di sala prove c'è semplicemente una musicista che ha voglia di imparare e di studiare. La parte divistica e tutto quello che lei rappresenta per altre cose non la riguarda durante le ore di prova. E abbiamo lavorato così da quando abbiamo cominciato a conoscerci con Giovanna d'Arco, poi con Chenier e adesso con Tosca. Perché lo dico? Perché anche Francesco Meli e Luca Salzi hanno la stessa attitudine. E che siano cantanti di grande successo va benissimo, perché lo meritano, con grandi qualità vocali, lo meritano il successo. Però quello che io trovo importante e che troverei altrimenti detestabile, lavorare con persone che hanno supponenza nel momento in cui si prova. Ecco, questo è un fatto caratterialmente che io non sopporterei. Ecco, non è assolutamente il caso di questi tre artisti. Sono magnificamente sempre più dentro a questi tre ruoli, con una sicurezza, un dominio vocale formidabile. Quindi questo è un fatto che mi fa piacere dire, perché insomma Tosca è sempre una grande sfida, no? Tu l'hai già affrontata questa sfida, l'hai già diretta Tosca. Quindi è talmente tanti anni fa, 20 anni fa per l'esattezza. È stata una bella esperienza all'Opera di Amsterdam con la regia di Lane Hoff, e c'era un Brin Turf indimenticabile come Scarpia, Catherine Marfitano come Tosca. È stato uno spettacolo importante di Lane Hoff, con un secondo atto magistrale. Giocato, tu prima hai detto il gatto e la volpe, non so se hai visto il video, c'è un DVD. Sì, lui ha il gatto. Lui gioca con questo gatto rosso, se lo mette sul torace, sul pelo del torace, perché quello faceva seminudo lui, no? Questo Scarpia. E giocava con questo gatto, che peraltro era una star, perché è famoso, perché questo gatto è un attore cinematografico. No? E quindi le prove andavano tutte sincronizzate col gatto, non con Turfell. Capisci? È stata una cosa così, però l'effetto geniale di Lenov di gestire questo personaggio con questa presenza aggiunta di questo gatto che era... Magari accarezzava il gatto durante la tortura di Mario. C'erano cose di questo tipo, sì sì. E il sadismo più violento che Lenov sentiva nel secondo atto lo sottolineavi nel modo in cui tu... Abbiamo accennato prima che non ci sono precedenti della figura di Scarpia nel teatro d'opera. A me è venuto in mente Wurm nella Luisa Miller di Verdi, sì, che forza lei a firmare quella lettera, sì, però si ferma. È venuto in mente il Conte di Luna, al quale Leonora si offre nella speranza illusoria di salvare Manrico, ma la perfidia di Scarpia è senza precedenti e forse anche senza conseguenti, perché ci sono altre figure mostruose, lo ricordava Fedele D'Amico, Salome, Elettra, Wozzeck per altri motivi, ma un personaggio
che assorbe, perché Wozzeck, a differenza di Scarpia, non ha alcun potere, anzi è un come si dice oggi, un invisibile, no? Un diseredato. Certo. E le motivazioni di Salome sono motivazioni forse che rientrano nella psicopatologia, le motivazioni di Elettra sono motivazioni che probabilmente rientrano nelle tragedie familiari, no? Nel senso di amore e vendetta per il padre. Ma un personaggio come Scarpia, che associa potere a sopraffazione, è un unicum. C'è un Gérard nell'Andrea Chenier, il terzo atto, che un po' si avvicina per quello che è la sete di attraverso la sua posizione politica di potere, di poter avvicinarsi a Maddalena. A Maddalena, sì. È forse uno dei pochi personaggi del grande repertorio italiano che si avvicina, però non con la accidia e il sadismo di Scarpia, sicuramente no. In questo lungo periodo, attraverso anche il tuo costante ritornare a Puccini, hai sedimentato delle convinzioni particolari, dei punti di vista diversi, magari da quando sei partito in questo percorso? Sì, c'è stato questo passaggio, sarebbe grave che non accadesse. Perché 20 anni fa avevo molti meno anni e molta meno navigazione con l'universo pucciniano. Con la Scala ho iniziato con l'incisione di Bohème, andiamo indietro più di 15 anni fa, poi il Trittico del 2008, poi da lì siamo andati a Turandot, poi è venuta Butterfly, Fanciulla del West, ma non le scopre. Per cui il percorso è in continua evoluzione e sarebbe impensabile che non mi dovesse suggerire un ripensamento. Io non ho mai rinnegato me stesso, ma se tu ascolti le mie sinfonie di Mahler incise con Serkebau e quelle quasi 20 anni dopo col Gewandhaus, in certi casi sembra quasi che ci sia un altro direttore d'orchestra. Ma questo secondo me è parte di un percorso, è inevitabile. Certo. Forse mi allarmerei se io dirigessi Tosca come esattamente 20 anni fa all'opera di Amsterdam. Ed è importante dire che la grandezza del testo è talmente ad una statura un po' irraggiungibile, secondo me, che si ha sempre l'idea con Puccini di tentare di avvicinarsi all'ideale e di essere certi quasi in partenza di non riuscire a raggiungerlo. Se ci si avvicina a questo traguardo è perché, per una situazione anche così di particolari fortuni della circostanza, le presenze sia vocali che teatrali, quindi registico, scenografico, possano coincidere col pensiero interpretativo. Certo, perché penso evidentemente, se lavorate di nuovo insieme, che ci sia una sintonia di sguardi e di intenzioni con Livermore, no? Se ritornate a lavorare insieme. Beh sì, perché voglio dire, il masochismo non è una cosa che mi riguarda, no, però non è mai una passeggiata, adesso qui mi fermo, nel senso che Davide ha le sue idee, io ho le mie, non nasciamo insieme, non siamo gemelli, capito? Per cui c'è sempre da discutere, ma è parte del viaggio, è parte dell'esperienza del percorso, certo, anche creativo. Certo. Tu hai però ecco, quello che posso dire è, sembra che ascolti. Non ti fidare troppo. Ho detto sembra, poi qui mi fermo. Tu hai citato due grandi amori della tua attività direttoriale, Puccini e Mahler. Mahler aveva qualche problema con Puccini. Per forza. Era troppo consapevole di avere un gigante assolutamente che conviveva in quegli anni, la sua stessa avventura di compositore. Cioè, non è possibile, lo dicevo oggi, ho provato il terzo atto in orchestra fino alle 6:30. Quando siamo arrivati dopo la scena del pastorello romano, nel stornello romano, c'è l'intermezzo sinfonico con le campane di Roma in distanza, c'è un passaggio irresistibile di bellezza che è tutto raccontato dagli archi, e questo è proprio quello che ha suscitato in Mahler una furia tale che alla prima a Vienna, in quel punto, si è alzato rumorosamente e se n'è andato parlando e poi dichiarando cose negative nei confronti di Puccini. Ma è logico, perché è assolutamente neomaleriano.
Gli Herdenglocken delle sinfonie di Mahler, le campane del pascolo, sono tutte cose vicinissime al timbro, all'idea di sovrapposizione, al canto degli archi, no? Che ritroviamo nella Sesta Sinfonia, per esempio, certo, in maniera certo. Evidentissima. E ha sentito che c'era, nella presenza di questo maledetto italiano, Giacomo Puccini, un pericolo incombente. E così è. Sul suo territorio? Sul suo territorio. E oggi ho detto, signori, riprendiamo il movimento lento, l'andante della Sesta di Mahler. Ho detto allora, mi hanno guardato, hanno riso, perché la Sesta l'abbiamo fatta 6 mesi fa insieme. Hanno capito immediatamente cos'è, perché è tutto un canto, The Endless Melody, la melodia senza fine, portata avanti dagli archi per 20 minuti, a cui si aggiungono gli Herdenglocken, proprio i suoni della natura, no? Ecco, in questo caso è l'equivalente italiano, questo grande intermezzo. E quindi Mahler ha sentito che entrava nel suo territorio. Sì, 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 assolutamente sì. Questa estrema attenzione che Puccini ha per l'esattezza del suono dell'alba romana, lui è andato sugli spalti di Castel Sant'Angelo per sentire le campane del mattino. Beh, il campanone di San Pietro. Il campanone di San Pietro che è a due passi, no? C'è anche questa vicinanza proprio geografica, fisica dei luoghi. Forse va ricordato che il campanone di San Pietro non è solo una grande campana. Lo so perché io sono stato ad ascoltarlo anche con mia moglie, perché ci sono stati lì giorni quando era Santa Cecilia, eccetera. Il campanone di San Pietro è un Mi grave di 2 ottave inferiore a quelli che noi sentiamo. Quindi quando lui prescrive quel suono, che adesso domani ho una prova di campane, proprio in palcoscenico, do, do, di, do, do, di, do, do, di, da, boh, su quel battere c'è questo Mi, io non posso cantarlo, perché è talmente grave, no? È un'idea timbrica miracolosa. E oggi ho detto a Ettore e tutti i contrabbassi che in quel punto suonano un Mi grave sforzato, solo i contrabbassi, ma restano comunque un'ottava sopra rispetto all'ottava che Puccini si aspettava. Questo fa parte proprio di quello che tu stai dicendo, dell'attenzione alla ricerca dei colori legati alla città di Roma. Credo che dobbiamo chiudere perché alle 8 c'è spettacolo. Però un'ultimissima cosa, ecco, questa estrema attenzione, le campane che sono le campane di Roma ed è il campanone di San Pietro, i versi che lui chiede a Gigi Zanazzo, però non è mai folclorismo, perché questa meravigliosa alba di pace, di tranquillità, no? Roma, la città eterna, la sua, ma è un'alba di morte in realtà. E c'è questo, io trovo, meraviglioso contrasto tra il bambinello, il pastorello che canta, i suoni delle campane e poi subito la fucilazione. Anche da questo punto di vista è un drammaturgo strepitoso. Certo. Non è folklore, non è descrittivismo, non è ornamentazione, è dramma anche questo. Assolutamente, d'accordissimo. Il tutto presentato con una timbrica orchestrale. Quello che fa grande Puccini non è solo la sua grande invenzione, ma il colore dell'orchestrazione. E Mahler era molto affine in questo. E per questo uno odiava l'altro, perché quando si sono incontrati nel 1907 a Graz, alla prima di Salome diretta da Strauss, pare che lì ci siano stati incontri-scontri tra Mahler, Alma Mahler e Giacomo Puccini. Perché il problema è che, al di là dell'antipatia reciproca dei due uomini, c'era Alma che non aiutava, perché diceva immagino di no. Puccini, il più elegante degli uomini che abbia mai incontrato. E Mahler, presente, ti puoi immaginare che gioia, no? Quindi, è, secondo me, parte ecco, del carattere, proprio della sua, ma la bellezza, tornando alla musica, uno riconosce il colore di Puccini dopo 3 battute, sì, no? Proprio l'evidenza timbrica, questo è quello su cui stiamo lavorando molto con l'orchestra. L'evidenza timbrica. Evidenza timbrica, sì. Grazie al maestro Chailly per questa. Grazie a te. Queste anticipazioni, questa conversazione. Buon lavoro. Grazie a te. Grazie per la vostra attenzione.